Buongiorno, ben ritrovati con l'analisi dedicata ai principali indici. Andiamo subito a vedere perché hanno subito degli scossoni dopo il meeting della Fed di mercoledì scorso. E andiamo, cominciamo come sempre dal nostro indice Piazza Affari, sotto il grafico a un minuto, sopra quello di tendenza giornaliera Ichinashi. Vedete proprio adesso, poco fa si è riportata sopra la parità il FTSE MIB, però ahimè, ieri, ahimè, per chi ovviamente è al ribasso sarà contento del fatto che ieri è stata confermata una nuova candela rossa ai Kinashi sulle resistenze che tendono ad abbassarsi. Inizialmente, guardate, a luglio eravamo sopra i 20.800, poi ad agosto si è abbassata a 20.342 e adesso 19.945, mentre il livello di supporto per il momento resta intatto, questo qui 19.195. Anche il DAX inverte, torna il colore rosso, però siamo sempre in una fase laterale di incertezza. I mercati sembrano in attesa di qualche notizia, qualcosa, insomma, sia in positivo che in negativo. Non, gli operatori evidente non stanno prendendo proprio delle posizioni chiare. Questo è l'Eurostoxx laterale, vedete, no trend. La Francia meno 0,40 sotto questo livello di resistenza 5.065, la Spagna meno 1,13 laterale sopra il supporto dei 6.903. Torna il colore rosso sull'indice inglese FTSE 100, con la rossa su questo livello dei 6.090, che è stato resistenza ad aprile, poi quando è stato violato, supporto, 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 e poi nuovamente adesso come resistenza. Il Nikkei meno oggi più 0,18, però sempre laterale ribassista. Molti sono così, molte situazioni grafiche sono queste, purtroppo è quello che si vede. Dow Jones, questo è l'andamento parliamo degli indici americani, che ha chiuso a 27.902, rosso, però qui aspettiamo la violazione su base giornaliera, una chiusura su base giornaliera 27.639 per parlare di un ritorno del trend al ribasso. L'S&P idem, livello da monitorare 3.343, mentre il Nasdaq 100 ha già dato, ovvero già c'è l'inversione, torna il trend ribassista che era partito inizialmente il 3 settembre e adesso ha ceduto ufficialmente 11.140 e si aprono degli scenari interessanti. In corso, vedete, quella la più sostanziosa, la più importante correzione da quando sono stati toccati i minimi di marzo. Io qui avevo indicato anche il prezzo dalle 20:30 e volendolo andiamo a mettere anche sul prezzo di chiusura degli 11.080 per vedere da quando ha parlato Powell al prezzo di chiusura. L'indice tecnologico ha perso poi 3 punti percentuali. Bene, si chiude qui, quindi questa analisi. Grazie, buon weekend, ci vediamo lunedì prossimo, un'analisi dedicata ai maggiori indici. Arrivederci.